Ciao a tutti, sono Michela Bertuccioli, vice sindaco del comune di San Giovanni Marignano, con delega anche alle politiche giovanili. Quindi oggi essere qua insieme a voi, vedere tanti giovani e aver portato anche una delegazione di chi lavora con tanto impegno e passione sul nostro comune, per noi è veramente una bella opportunità e di questo ringraziamo. Sono qui con Elisa, che è da poco assessore al bilancio del comune di San Giovanni Marignano, ha 23 anni, inserita nella giunta, e poi ho Ilaria e Fabio. Ilaria è presidente dell'associazione Alternoteca, che è un'associazione di giovani per i giovani che gestisce il nostro centro giovani. Quello che ci tengo a dire, oltre alla scelta importante di investire sui giovani nella giunta, che è una scelta che abbiamo fatto credendoci, dimostrando nei fatti che ai giovani può essere dato un ruolo di responsabilità e di passione nell'impegno per il paese, anche che con l'associazione che gestisce il nostro centro giovani abbiamo partecipato a un bando regionale, pensate un po', non sulle politiche giovanili ma per la sicurezza nei parchi, dove all'interno di un allestimento di telecamere era richiesto un progetto. Ecco, questo progetto, di cui poi parlerà adesso Ilaria, coniuga ecologia, giovani, impegno per il paese e cura del territorio, anche per farvi capire nella scelta di un'amministrazione di inserire i giovani in bandi non prettamente per i giovani. Questo secondo noi è il messaggio più forte che possiamo dare alla generazione del futuro. Loro sono importanti, ci sono in tutti i luoghi, in tutti i sensi, e possono essere un punto di forza per l'intera comunità. Ilaria, prego, spiega questo progetto. Grazie Michela. Il progetto appunto si rivolge ai giovani e riguarda i green graffiti. Quindi San Giovanni in Marignano si arricchirà di questo contesto artistico, dove attraverso un'equipe di professionisti della zona tratteranno questo argomento e daranno nuova urbanistica e molto green e molto funzionale a tutta San Giovanni in Marignano, utilizzando i green graffiti e quindi questi materiali, il muschio, con cui appunto decoreranno e creeranno arte, cultura e urbanizzazione per San Giovanni in Marignano. Quindi sarà un'esperienza che li coinvolgerà proprio in prima persona, sia loro che con in questo team di professionisti. Grazie Ilaria. Elisa, cosa ci racconti? Appena entrata in giunta. Sì, sono Elisa, ho 23 anni e io ovviamente sono onorata di poter far parte di questa giunta. Io mi sono avvicinata all'amministrazione precedente nell'ultimo anno della loro amministrazione, quindi l'anno scorso, e poi piano piano ci siamo conosciuti sempre di più e questa proposta è arrivata, devo dire la verità, non me l'aspettavo, ma proprio perché credo che noi giovani siamo importanti in quanto futuro, non potevo rifiutarla e quindi ho accettato proprio con un po' di paura, ma veramente con tanta voglia di provarci, di fare. Sono sicura che qualcosa faremo, perché sono circondata da persone come Michela che mi fanno proprio da chioccia, e quindi e poi ecco, si vede quanto sia concreto, ecco, nelle parole la Michela, no? Quando dice vogliamo proprio renderli partecipi in tutto quanto e non creare un loro settore dove poterli lasciare lì, ma coinvolgerli in tutto quanto. Beh, il nostro sogno sicuramente è di continuare a gestire il centro giovani e dare ai ragazzi veramente tante opportunità, sia da un punto di vista culturale, professionale e artistico, perché la cultura e l'arte servono tantissimo per loro, i ragazzi sono il nostro futuro e quindi noi ci impegneremo a continuare in questo bel progetto. Elisa? Io spero di creare, di riuscire a creare un maggior senso civico, portando anche proprio la mia presenza in comune nella giunta, a far vedere ai giovani che non importa l'età, è importante provarci e mettersi al servizio della comunità. E il mio sogno è quello che i giovani amino il proprio paese, che sentano quanto è importante, sentano ognuno, ogni singolo giovane che può fare la differenza. Questa è una responsabilità di noi adulti, ma anche voi giovani dovete crederci. Quindi grazie. Ciao. Grazie a voi ragazzi. Grazie.